anniversario tondo per la Scuola Federale Motorelli. 10 anni di storia, 10 anni di passione. Conclusesi con successo la 10ª edizione della Scuola Federale Motorelli tra l'entusiasmo degli allievi e la professionalità degli istruttori. Una macchina organizzativa costruita a regola d'arte, collaudata nel tempo, che ancora una volta ha saputo fare la differenza. La partecipazione è molto motivata, quindi questa cosa aggiunge gusto anche per noi, che cerchiamo di trasferire quanto più ci è possibile la passione del Motorelli, che riteniamo essere uno sport particolarmente interessante e completo. Antonio Assirelli, coordinatore nazionale Motorelli, non nasconde la sua carica a stretto giro dalla neo edizione del campionato tricolore e riscopre nella scuola il valore aggiunto che sa dare la disciplina del Motorelli, ossia velocità e navigazione. Ma penso che è andata bene, è una bella esperienza anche per queste persone che vogliono iniziare questa nuova disciplina. Ho visto molto interesse da parte loro, si stanno impegnando, non è semplice imparare a navigare velocemente, però già capire le tecniche di base può essere una cosa interessante per un futuro affrontare delle gare. Molti gli iscritti che si sono calati in 3 giorni in mozzafiato tra corsi teorici e prove pratiche, dove a sedere in cattedra sono stati i big della disciplina. Matteo Graziani, Massimo Chiesa, Glauco Cerpaglini sono stati i professori di una classe tutta off-road in grado di convogliare giovanissimi ed adulti. Con la ciliegina sulla torta, ben 5 donne, una dimostrazione, questa, che la disciplina è sempre più eterogenea. Ciao a tutti, questo è l'inizio di questa nuova stagione, una stagione che si presenta con grandi novità, soprattutto nel come abbiamo organizzato questo campionato, nel unire i due campionati. Avremo gare interessanti, gare belle, abbiamo dei motoclub che sono veramente molto bravi in questa disciplina. Durante le prime ore del mattino si sono articolate una serie di lezioni teoriche in aula con spiegazione del roadbook meccanico ed elettronico, grazie anche all'intervento di Roberto Zanetti, il regolamento della specialità, i fondamentali della preparazione atletica abbinata a una buona alimentazione. Continuiamo a credere nella strumentazione elettronica perché secondo noi è e rimane un grosso salto in avanti in questa disciplina, che oltretutto la semplifica molto la vita a chi deve produrre e creare un roadbook e quindi una gara di Motorelli. Il comparto sicurezza, pronto intervento e gestione trauma è stato invece di competenza del dottor Carlo Rivellini. Cosa deve rimanere soprattutto a questi ragazzi per quanto riguarda la sicurezza? Allora, innanzitutto la calma, la tranquillità, il buon senso. Cioè i ragazzi credo che abbiano capito che devono approcciarsi alla gara con serietà e con professionalità, quindi presentarsi alla gara in forma, ben allenati, con lo spirito giusto, con la mentalità giusta. E all'interno del corso abbiamo ribadito questi concetti, gli abbiamo dato anche alcuni concetti su come gestire eventualmente un incidente, ovviamente, per quello che possono fare, e dei concetti su come anche curare la preparazione atletica e l'alimentazione. La Scuola Federale Motorelli è stata anche l'occasione per fare il punto sui dettagli dell'imminente campionato, da qui la presenza di colonne portanti come Nazareno Falappi, punto di riferimento per i giovani alla disciplina navigata, piuttosto che Massimo Chinaglia, esperto di rally africani, Giulio Fantoni, Mr. Roadbook e istituzione del campionato italiano Motorelli. Immancabile Gabriella Bagnaresi, presidente RMG, responsabile di segreteria, che ha preannunciato numeri importanti per la prima prova del campionato italiano a Scarlino il prossimo 14 e 15 marzo. Abbiamo tirato fuori un bel fettucciato tecnico, abbiamo fatto un bel giro ieri
navigato. Oggi c'era un giro da 55 km con un po' tutte le situazioni che andremo a trovare sulla gara. Abbiamo visto degli allievi volenterosi, un gruppettino di new entry giovani che fa ben sperare per la specialità e speriamo che si affaccino al campionato per questa stagione. La mia passione è nata da piccolo grazie a mio padre che fin da 6 anni mi ha comprato una piccola moto e poi sempre più con 50, 65, 85 e 50 da enduro, ho iniziato le gare, le prime gare da enduro. È andata molto bene, ho imparato cose nuove, che magari piccolezze che possono aiutare anche come segnare il roadbook, tutto. E poi hai passato dei giorni vicino ai grandissimi campioni. Ah sì, cioè che hanno dato anche dei gran consigli, tutto, bellissimo. È molto, cioè è bello, poi comunque ti sanno dire sempre quella loro, vedendo l'esperienza che hanno, poi... Io comunque non è solo nella scuola, io comunque sono molto, cioè li conosco tutti quanti molto bene, già 3 scuole che fo, poi anche durante l'arco delle gare così, li conosco molto bene. Allora, per me è andata bene, ho imparato molto, ho conosciuto nuove tecniche per utilizzare il roadbook. Numero 1, organizzata benissimo, peccato che ci sia un po' di freddo, posto spettacolare, gli istruttori sono veramente bravi, simpatici e professionali. Il ringraziamento più grande per la riuscita della 10ª edizione della Scuola Federale Motorelli è andato a Domenico Salucci, storico della disciplina, il quale con orgoglio ha ricordato che sin dal 1989 ha partecipato ai Motorelli senza perdere alcuna edizione. Io sono, esattamente, dall'89 che ho iniziato a fare Motorelli, ho iniziato da solo, andavo a correre con lo zaino e con la moto e tornavo con lo zaino e con la moto, non avevo il camioncino quella volta. E devo dire che dall'89 ad arrivare adesso la passione è sempre uguale, identica, non è cambiato niente, soltanto gli acciacchi che sono di più, che sono. E dall'89 non ho mai saltato una stagione, le ho fatte tutte, ci sono in tutti i campionati, ci sono. E fortunatamente non mi sono mai fatto male, quindi dai, spero di arrivare, l'obiettivo sarebbe di arrivare a 30 anni di attività continua.